Un'altra vittoria pesante, i biancazzurri sbancano Ferrara 2-1 e continuano a correre, primo tempo meglio del secondo, il Pescara approccia bene nei primi 35 minuti, il rigore trasformato da Tuniov, un altro negato a Cupone, infrazione di Arena e altre 2-3 occasioni piuttosto nitide, non sfruttate per indirizzare in modo ancora più marcato il corso degli eventi. In questa fase Spal in evidente difficoltà, lungo e largo l'11 del neotecnico Leo Colucci sbaglia tutte le uscite, il Pescara non ne approfitta. Negli ultimi 10 minuti del primo tempo cade nella solita apatia e subisce un gol evitabilissimo. Ripresa senza sussulti, tranne un colpo di testa di Merola respinto da Del Favero. I ritmi si abbassano notevolmente. Il pareggio sembra scritto, ma quasi all'ultimo respiro arriva il blitz. In calce la firma di Gianmarco Cangiano, subentrato a Cupone. Pressing di Dagasso, collo del costretto all'errore. Transizione dell'ex Roma che si accentra e arma il destro. Palese l'incertezza dell'ex Del Favero, sorpreso da un tiro forte, teso ma centrale. Dopo il gol del 3-2 con l'Arezzo, altra rete decisiva di Cangiano. Specie nella ripresa, è vero, non il miglior Pescara, ma il percorso è quasi netto, con una rosa ulteriormente ringiovanita e rifatta ex novo. Squadra imbattuta, 5 vittorie e un pareggio, 22 gol realizzati in 8 incontri, Coppa Italia compresa, quasi 3 di media a gara. Per contro, in 23 partite della gestione Zeman, porta immacolata solo in una circostanza, col Picerno 0-3 lo scorso 23 aprile. Parlando del Boemo, tutto assolutamente nella norma, con la convinzione e la consapevolezza di poter migliorare e crescere ancora tanto. Il Tour de Force continuerà mercoledì, gara di recupero col Pineto all'Adriatico, ore 20:45. Sarà l'11 di Amaulo a giocare in casa, una sfida all'insegna dell'amicizia, ma sul campo sarà battaglia leale e sportiva.